Ciao bello, io sono Stella, aspirante Elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi inizia la seconda lezione tutorial sugli incantesimi. Se non hai visto la prima lezione, ti rimando il link qui. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo proprio come oggi. Prima di partire in effetti con spiegarti le prime cose da fare in un incantesimo, è opportuno far chiarezza su come è intesa la magia, com'è la magia, la vera magia. Perché noi siamo influenzati dai vari film, dai vari libri e quant'altro, quindi ci aspettiamo per esempio un expecto patronum, ma di fatto la magia è un plasmare l'energia per ottenere ciò che si vuole, per attirare a sé ciò che si vuole, quindi plasmare la propria energia, plasmare l'energia dei vari materiali che utilizzi, elementi e ingredienti che utilizzi, e plasmare l'energia dell'universo e della terra. Se vuoi percepire l'energia e quindi capire di cosa stai parlando, di cosa sto parlando, un esercizio che potresti fare ed è molto semplice consiste nell'unire le mani, così, chiudi gli occhi, unisci le mani e ti concentri sul mezzo delle mani e riesci a percepire qualche strano formicolio o una pallina o qualche sensazione. Ti può capitare di sentire appunto il formicolio come stava succedendo a me, o di sentire avvertire una pallina nel palmo della mano, o comunque comunicarti qualche stato d'animo o qualche sensazione di qualche tipo. Puoi anche avvertire per esempio le mani che diventano molto più calde o diventano molto più fredde, perché dipende tutto dal tipo di energia che possiedi. Quindi prova per credere, se vuoi puoi provare anche adesso, metti in pausa il video e prova a constatare anche tu. Per fare gli incantesimi si utilizzano diversi strumenti, sicuramente quelli che conosci di più sono la bacchetta e il calderone e le candele, ma si utilizzano anche gli incensi, gli oli essenziali, le erbe, le piante, i fiori, la carta, i colori. Ci sono tanti materiali che si possono utilizzare, questi che ti ho detto sono i principali e i più comuni, ma puoi anche utilizzare i sacchettini di mojo o anche dei nastri, dipende tutto dal tipo di incantesimo e da cosa ti serve, però i principali strumenti che ti servono sono questi che ti ho detto. Ma soprattutto all'inizio non devi avere per forza ogni cosa, qualsiasi tipo di olio essenziale, una bacchetta, un calderone e così via, perché l'elemento principale per fare un incantesimo è l'energia, così come ti ho detto prima, perché si plasma l'energia, quindi la tua energia è l'elemento principale. I vari strumenti servono per dare molta più potenza e forza all'incantesimo. Alcuni strumenti sono utilizzati per mantenere la persona concentrata, come per esempio tenere in mano la bacchetta serve per mantenere concentrata la persona e per reindirizzare l'energia. Ma all'inizio potresti benissimo utilizzare un pezzo di carta, una penna e una qualsiasi candela e la tua energia. Il resto puoi aggiungerlo man mano che inizi ad approcciare con l'arte incantatoria. Magari all'inizio ti potresti comprare una determinata pietra e un determinato olio essenziale, ma comunque, come vedrai nei prossimi video, all'inizio ti occorre davvero poca roba. Prima di un incantesimo prendi tutto ciò che ti occorre, quindi il testo dell'incantesimo, i materiali che devi utilizzare, e lasciateli a portata di mano così da non essere costretto a distrarti perché ti sei dimenticato qualcosa dall'altra parte della stanza o robe di questo tipo. Successivamente medita per avere la testa sgombra da ogni pensiero e magari da ogni immagine che hai appena visto
e per essere molto più concentrato e quindi da non avere influenze di nessun tipo che magari ti porti da tutta la giornata. Quindi medita e focalizzati sul tuo obiettivo, sul tuo intento, rimanendo concentrato su quello che vuoi ottenere e quindi con le varie procedure che devi fare. E questo è tutto ciò che devi sapere per iniziare ad avere a che fare con gli incantesimi. Spero di essere stata chiara. In caso hai dei dubbi o non ti è chiaro qualcosa, fammi sapere con un commento sotto, perché io sono molto felice di aiutarti in caso hai dei problemi. Quindi tranquillo, io ti aiuterò molto volentieri. Ti ringrazio tanto di aver visto questo video e di supportare il canale vedendo gli altri video, iscrivendoti, lasciando commenti e like, in qualsiasi modo tu voglia supportare il canale. Ti ringrazio tanto di cuore di essere arrivato fin qui e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video che sarà a tema tolkieniano, quindi se aspetti i vari tutorial lo trovi la settimana successiva. E io ti auguro una magica e d'artica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato con me anche oggi.